Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Mi scuso già un po' per la voce un po' rauca, come si dice, ma perché mi sono svegliato qualche ora fa, un'oretta e mezza fa, e credo che mi stia arrivando anche il mal di gola per tanti sbalzi di temperatura che ci sono qui, però per il resto tutto a posto. E proprio per questo ho deciso di fare questo video per parlare dei miei primi giorni qui in Erasmus. E farvi appunto sapere la mia prima il mio primo impatto con questa nuova città. Bene, devo dire la verità, io in questo momento sono alle stelle, sono felicissimo, sia per la scelta della città che a differenza magari di Napoli o comunque di dove vivo abitualmente, è molto più calma, molto più tranquilla, molto più ordinata, cioè le persone non urlano, non danno fastidio, non fanno casino, pure nei centri commerciali dove a Napoli per esempio si sente sempre almeno il mormorio, qui no, vai al centro commerciale e non senti praticamente anima viva, ovviamente soltanto magari quando vai nell'angolo dove si mangia, ovviamente c'è qualcuno che chiacchiera un po' di più, però veramente tutto veramente veramente calmo. Come la mia stanza, ve l'ho detto forse anche nel primo video quando sono arrivato, non è nuova, non è nuovissima, non è ultramoderna, però è molto grande e a me piace il fatto che siamo quattro ragazzi in una sorta di appartamento, quindi molto molto bello perché ti dà proprio la sensazione di vivere da solo con dei coinquilini, mentre magari la stanza che avevo io prima a Fisciano era proprio una stanza e quindi ti sentivi un po' più chiuso, limitato, mentre qui veramente è come se stessi vivendo da solo per la prima volta, da solo con i miei coinquilini. Ma cibo non abbiamo fatto ancora chissà che, perché non abbiamo ancora quasi mai mangiato roba del posto tipica perché non la conosciamo ancora, cioè abbiamo fatto un paio di fast food, un paio di volte abbiamo cucinato noi e penso che tra qualche settimana cominceremo a prendere anche il ritmo e a cucinare quasi sempre, quindi magari cercheremo anche qualcosa di tipico da provare e da assaggiare. Sicuramente quando succederà vi farò il video, per esempio ieri abbiamo mangiato da Mexita, che è un ristorante messicano e italiano, pensate. Cioè, ho mangiato gli spaghetti carbonara, non erano un cazzo, cioè erano buoni, ma non assomigliavano per nulla alla carbonara, però mi hanno riempito abbastanza. E ho assaggiato anche dai spaghetti bolognese che comunque non è che erano neanche loro molto simili al nostro ragù, però anche il cibo non mi dispiace, cioè se si paga poco, ovviamente se vai nei ristoranti un po' più dove c'è roba importata paghi il fatto che venga importata, però quando mangi anche un fast food o comunque quando mangi qualcosa che ha una marca magari non conosciuta si mangia molto bene e pagando poco. Poi il clima, ad esempio, mi aspettavo di arrivare qui perché facesse freddo 24 ore su 24, invece no, ad esempio fino alle 5-6 adesso fa ancora caldo abbastanza. Poi ovviamente abbiamo riscaldamenti sia qui che all'università, quindi è giusto il tratto in cui sei un po' fuori e può fare un po' più fresco, però si sta davvero bene. Dopo la sera sì, devi stare o con la felpa pesante o comunque col giubbino perché fa freddo. Che altro? Cioè, l'università è molto, a differenza magari del dormitorio, è molto avanzata, cioè molto moderna, bella. Noi siamo nel dipartimento appunto di informatica e management, che è appunto molto bella e molto innovativa. C'è anche un'altra parte dove ci sta filosofia, medicina, penso, non lo so. Comunque, molto bella, mi piace anche quella. E mi piace soprattutto il fatto che comunque sto conoscendo un sacco di ragazzi, sì, e ragazze soprattutto di altre nazioni. Cioè, ieri c'è stato ad esempio il Welcome Party, cioè un party organizzato dai Buddy, che sono l'associazione che si occupa di far integrare gli Erasmus, e abbiamo parlato con chiunque, cioè, c'erano asiatici, c'erano olandesi, c'erano spagnoli soprattutto. Poi qualcuno stesso della Repubblica Ceca, quindi c'era gente di ogni parte. Io bene o male ho parlato con la maggior parte di loro. A un certo punto non ho capito più niente perché ero ubriaco, però mi sono divertito tanto, tanto.
E infatti stamattina mi sono svegliato tardi, però non avevo lezione, almeno dovrei avere lezione martedì, ma non me l'hanno ancora accettata sull'orario, quindi penso la settimana prossima la farò. Dovrei avere lezione mercoledì e giovedì, di solito lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Sì, anzi no, mercoledì addirittura dovrei averci un libro, quindi lunedì, martedì e giovedì. E ancora meglio perché ti dà la possibilità sia di avere un po' più di tempo per studiare da solo, sia di andare appunto, di uscire, di visitare. Pensate, io ancora devo vedere Praga dopo 4 giorni che sono qui, perché ci vogliono un'oretta e mezzo, un'oretta e 40 di treno. Allora ho detto, voglio prendermi una giornata dove sono totalmente libero e andarci. E poi voglio vedere anche Brno, voglio andare a vedere anche qualche città un po' più, qualche città fuori dalla Repubblica Ceca, come c'è ad esempio la Germania, è abbastanza, ci si può arrivare facilmente, allo stesso modo anche Vienna, dove ci sono già stato, però ci vorrei riandare, poi anche l'Ungheria dovrebbe essere vicino, quindi prima o poi andrò a farmi qualche viaggetto anche fuori dalla Repubblica Ceca. Io vi dico e vi consiglio, ovviamente ora non so come andranno questi altri 6 mesi perché potrebbe succedere di tutto, ma vi consiglio di fare questa esperienza sia per due motivi. Uno, se pensate che sia costosa, non è vero perché almeno io per adesso sto praticamente campando con i soldi che mi sono stati dati dallo Stato, cioè dal programma Erasmus, quindi sono soldi che riescono a farti sopravvivere, ovviamente. Ovviamente se vai in un posto e pretendi di mangiare ogni volta in un ristorante a 5 stelle o di comprarti una macchina, ovviamente non ce la fai. Ma se vivi come uno studente normale, questi soldi ti bastano, anzi forse ti avanzano anche, perché quando tornerò dovrebbero darmene ancora altri. Questo è il primo motivo, quindi non siate spaventati da questa cosa qui. Il secondo è che comunque è sempre una grande esperienza. Ovvio dovete avere almeno un minimo di livello di inglese perché la maggior parte dei ragazzi non parla italiano, oppure se siete stranieri non parla la vostra lingua, a meno che forse non siate spagnoli, che alcuni hanno due lingue, parlano anche lo spagnolo. Quindi vi consiglio di avere almeno un B1 come ce l'ho io di inglese, ovviamente il mio B1 sulla carta, però ormai è un po' più avanzato perché lo parlo anche spesso. Vi consiglio di farlo perché i ragazzi e le ragazze, soprattutto le ragazze, ci sono di tutte e di più, puoi parlare di qualsiasi cosa. Ovviamente i primi giorni sarà sempre, oh, where are you from? Oh, what's your study? Ma dopo qualche settimana, qualche mese, comunque farai amicizia anche con i ragazzi dell'estero e quindi sarete praticamente tutti insieme e spero che succeda anche qui. Quindi per adesso, dopo che giorno è oggi? Dopo 4 giorni, però questo video uscirà venerdì, quindi diciamo spero che già venerdì do un voto a questo Erasmus, a questo inizio di Erasmus di 9. Non do 10 soltanto perché è stato un po' più complicato del previsto arrivare all'università e al dormitorio da Praga, quindi il primo giorno è stato un po' uno sbattimento, però da quando ci siamo stabiliti abbiamo cominciato a uscire, andare alle feste, è bellissimo, anche le lezioni sono fatte bene, c'è il professore, abbiamo fatto soltanto una lezione, il professore era molto chiaro, non ci ha dato pressioni, anzi era molto anche abbastanza simpatico, l'argomento non era troppo complicato per chi non conosce magari l'inglese, ma invece era molto molto facile da comprendere e anche il numero delle lezioni non è pesante. Adesso vediamo come andranno questi prossimi mesi e magari fra qualche settimana vi farò qualche video aggiornamento così perché ci sta ogni tanto parlare così a ruota libera. Vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto o comunque se volete sostenermi in questi miei 6 mesi fuori, condividete il video a chi magari deve partire per l'Erasmus, chi è già partito, chi vorrebbe partire perché magari potrebbe essere utile per loro per capire, per scegliere. Per prendere la decisione definitiva. E niente, commentate qua sotto quello che volete, ditemi tipo se siete arrivati fino a qui, mettete hashtag Radetz Kralov, Kralove, e niente, ci vediamo al prossimo video.